Salve a tutti per IGV Web TV, oggi siamo nella sede del nostro giornale e siamo con Iole Aracri, la nuova vincitrice di Miss Ondina Sport 2016. Iole ha vinto da poco il concorso e in questa intervista esclusiva andiamo a scoprire qualcosa in più su questa sedicenne bellissima. Ciao Iole. Buonasera. Allora, presentati a chi ci segue sulla nostra Web TV e raccontaci qualcosa di te. Allora, sono Iole Aracri, ho 16 anni, frequento il liceo linguistico e quindi studio inglese, francese e tedesco e gioco a pallavolo da un anno, però ho sempre giocato a basket. E che altro posso dire di me? Ok, ti voglio chiedere, una ragazza che studia, una ragazza impegnata nello sport, come sei arrivata ad avvicinarti al mondo delle sfilate, al mondo della moda, diciamo? Diciamo che è stato davvero un caso avvicinarmi a questo mondo. Il negozio vicino a casa mia mi chiese di fare qualche foto per loro, io accettai e queste foto le vide Paul Kay, che era uno dei giurati a Miss Ondina Sport, e quindi partecipai alla tappa di Gragnano. Ci volle tantissimo tempo per convincere mamma, quasi 4 mesi, perché lei era contraria proprio. Poi la tappa andò bene, vinsi il primo posto, mamma si convinse e divenne una delle mie fan numero uno, diciamo. E da lì poi sono passata in semifinale, poi in finale, l'esperienza si è conclusa benissimo. Ok, penso che sei consapevole che Miss Ondina Sport è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi qui al Sud Italia e ovviamente associata anche allo sport, e tu sei una pallavolista, mi hai detto. Puoi raccontare magari a chi ci segue sulla nostra web TV le emozioni di vivere gli ultimi giorni di Miss Ondina Sport, che voi state proprio lì tutte insieme con gli organizzatori e vivete questa esperienza a 360 gradi? Diciamo che l'esperienza di vivere con le altre ragazze è stata semplicemente fantastica. Tutte quante erano molto dolci, simpatiche, avevano voglia di divertirsi, non c'erano problemi di gelosia e litigi. I litigi sono stati davvero pochissimi, me ne aspettavo molti di più, sinceramente. Poi ho legato soprattutto con le ragazze della mia camera e con le ragazze che stavano nel pulmino con me, e abbiamo legato anche con l'autista, il signor Gino, quindi davvero è stata un'esperienza vissuta alla stragrande. E le gare sportive non hanno fatto altro che unirci ancora di più, anche se si può pensare che la competizione allontani, invece no, ci hanno reso soltanto più unite, soprattutto quella di nuoto è stata una delle giornate più belle che abbiamo trascorso insieme. È andata anche abbastanza bene, eravamo divise in vari gruppi a seconda del nostro numero e io nel mio gruppo ho fatto il primo posto, però non il primo in assoluto perché non sono proprio bravissima a nuotare, diciamo, anche se comunque me la sono cavata abbastanza bene, pensavo peggio sicuramente. Perfetto, quindi andando poi magari a svelare anche qualche altra cosa di te alle persone che ci seguono, ai nostri lettori, spiegaci un po', ti aspettavi poi di vincere? Come hai accolto questa vittoria? La vittoria si accoglie sempre benissimo, però non me l'aspettavo assolutamente. C'erano ragazze che facevano corso di portamento da vari anni, ragazze molto più preparate di me, quindi non immaginavo per nulla di vincere, devo essere sincera, è stato davvero inaspettato. Quindi ti sei avvicinata, diciamo, un po' per gioco e sei anche riuscita a trionfare, ottimo. E vogliamo dare qualche consiglio ai nostri lettori? Tu che cosa fai per mantenerti bella e per fare, diciamo, una vita sana? Io porto un occhio di riguardo per il cibo, non mangio molte fritture, neanche tantissima carne, per un periodo sono stata vegetariana. Adoro cucinare, quindi mi piace sperimentare piatti nuovi, però sempre con tanto contenuto di grasso e cose varie. Per aiutarmi nella cucina uso il Bimby e mi permette di fare molte zuppe, molte
Vellutate, cose varie, quindi anche quelle mi piacciono tantissimo, oltre ai frullati, il gelato anche viene bene col bimbi. Quindi diciamo devi mangiare tutto quello che ti piace, però in quantità ristretta, diciamo, e devi prestare molta attenzione alle fritture perché sono le cose che ti ingannano sempre. Allora, quindi una giusta alimentazione, magari anche un po' di sport, come dici tu, sei che giochi a pallavolo, e non solo. Faccio anche yoga per tenermi in forma e gag, poi vado a correre con mamma la mattina. Ottimo, quindi una bellezza che porta anche dei sacrifici con essa. Vediamo, come ultima cosa, sei fidanzata? No, non siamo mai. Ah, ok, sei di Castellammare. Sì. Allora, vedi, lei è Iole ed è di Castellammare, è la nuova Miss Ondina 2016 e saluta tutti i nostri lettori. Buonasera. Arrivederci da Raffaele Cirillo per IGV Web TV, è tutto.